Dopo la sosta al campionato di Serie D si rimette in moto, la Pistoiese ospita al Melani Lanarnese, formazione che ha necessità di fare punti per uscire dai bassi fondi della graduatoria. La squadra arancione deve vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Morgia presenterà uno schieramento diverso dal solito, mancheranno Centini squalificato, Belli e Giordani che sono rientrati alla base dal torneo di Viareggio non verranno schierati, andranno in panchina, potranno essere chiamati in causa soltanto per necessità. I sostituti saranno Molnar e Vianello. Secondo me il campionato andava sospeso, non per noi ma per tutti, per mettere tutti alla pari. Ora sono usciti, tornano dopo tre partite, dove hanno già quasi fatti titolari, quindi saranno non stanchi ma stanchissimi, però sono quote e io non ho molte quote, quindi sicuramente in campo dal primo minuto non andranno, ma cercherò di portarli in panchina e vedere se nel corso della partita mi possono servire o meno. Spero che non mi servano e che gli altri facciano quello che devono fare. Che partita ti aspetti contro la Lanarnese? Loro sono alla disperazione. Mi aspetto la partita, tutte le partite che abbiamo visto qua, compresa quella dell'Arezzo, cioè dove 11 persone o 10 persone sono dietro la linea della palla, che ci aspettano, pensano di contenerci per poi ripartire in contropiedi. Dobbiamo essere bravi noi ad aver pazienza, non farci prendere dalla fretta di fare gol, dalla fretta di fare risultato e di vincere la partita. Dobbiamo sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche di giocare palla a terra, di sfruttare le qualità dei giocatori abili che abbiamo davanti nel saltare l'uomo e fare la partita che abbiamo sempre fatto. Magari se riusciamo a sbloccarla prima avremo occasioni magari di fare un paio di gol, perché magari loro dopo dovrebbero scoprirsi e in quel caso là diventeremmo più pericolosi.